penetrazione per Tony Isley, 6 secondi per giocare. CJ Williams deve prendersi un tiro coperto, CJ Williams balza sul ferro e Tony Isley con il tap-in regala l'ultimo tiro a Cantù con 51 secondi da giocare. Shermadini da centrocampo, non c'è più tempo e Pistoia vince una partita incredibile con il tap-in del giocatore più criticato nelle ultime giornate, Tony Isley, ed è lui invece ad uccidere la partita, non con il pugnale ma con il candelabro, non nella biblioteca ma nello studio.